Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un timer di autospegnimento per un aspirafumi cucina che può essere utilizzato anche per le luci delle scale. Utilizzeremo un integrato molto comune, l'NE555, nella configurazione monostabile. Utilizzeremo un software di simulazione prima di realizzare il circuito vero e proprio. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Partiamo dall'integrato 555, in questo caso in configurazione monostabile. Questo integrato genera un impulso positivo sulla sua uscita numero 3, ogni qualvolta viene premuto il pulsante Start sull'ingresso Trigger pin numero 2. La durata di questo impulso positivo dipende dal valore R1 che carica lentamente il condensatore C1. Quando la tensione avrà raggiunto circa i 2/3 di quella di alimentazione, l'uscita verrà spenta. La durata in questa formula è espressa in secondi, la resistenza in kilo-ohm e la capacità in farad. Questa configurazione è tipicamente utilizzata per realizzare timer. Scegliendo opportunamente questi due valori di questi due componenti, si può arrivare a ritardi massimi di 45 minuti. Una volta capito il modello teorico, passiamo al mio schema elettrico. Per questo circuito abbiamo un'alimentazione 12 V con una resistenza da 3,3 mega ohm e un condensatore elettrolitico da 470 microfarad. Otteniamo un ritardo di 1706 secondi, pari a circa 28 minuti. L'uscita 3 è collegata all'anodo di un LED, il cui catodo è collegato direttamente a un relè da 12 V. Questo relè si attiverà anche con una tensione leggermente minore dovuta alla caduta di tensione del LED. Chiudendo verso massa il pulsante, il relè verrà eccitato, rimanendo in questo stato per circa 30 minuti, al termine dei quali si diseciterà e il carico ad esso collegato verrà interrotto. Il pulsante è un normale pulsante della serie Wimar Plana. Tutto il circuito, compreso anche un alimentatore switching da 12 V, verrà ospitato all'interno della scatola 503. Ho realizzato anche un'altra versione di questo timer. Senza pulsante, il relè si attiva immediatamente una volta fornita l'alimentazione 12 V, grazie al condensatore C3 al posto del pulsante che cortocircuita il piedino 2 di trigger. Questi due schemi, leggermente diversi tra loro, hanno pregi e difetti. In seguito vedremo quale dei due ho scelto per il mio aspiratore cucina. Prima di passare alla realizzazione pratica, oggi possiamo simulare il funzionamento di questi circuiti elettronici grazie ad un semplice software, Autodesk Tinkercad, di cui vi metterò il link in descrizione. All'interno della schermata selezioniamo Crea nuovo circuito e andiamo a realizzare il nostro circuito elettronico che intendiamo simulare. A tal proposito scegliamo una breadboard virtuale in tutto e per tutto simile a quella reale. I pin della parte centrale di questa breadboard sono collegati tutti tra loro in maniera verticale, mentre quelli più esterni sono collegati in orizzontale e di solito si usano per l'alimentazione. Iniziamo col posizionare ad esempio un potenziometro. Nella finestra laterale possiamo scegliere una miriade di componenti e andare anche a settarne il relativo valore, in questo caso un potenziometro da 47 kΩ. Inseriamo una resistenza del valore, per esempio, di 1 kΩ. Tutti i componenti possono essere ruotati su questa breadboard utilizzando l'apposito pulsante, in modo da far capitare i loro terminali tra due collegamenti separati. Il collegamento può avvenire semplicemente tracciando una linea tra i vari terminali e assegnando magari anche un colore diverso a queste linee a seconda che si tratti di terminali di alimentazione o piuttosto di segnale. Possiamo aggiungere una molteplicità di componenti elettronici a questa breadboard, ad esempio il pulsante, un normale micro switch, oppure possiamo anche andare a prendere un circuito integrato. Esiste un discreto numero di circuiti integrati dei più comuni. Prendiamo il nostro 555. Effettuiamo il collegamento al negativo di alimentazione per questo integrato, andando anche a colorare i relativi collegamenti della polarità corretta.
Si tratta infatti di una breadboard che rispecchia fedelmente una breadboard reale. Aggiungiamo una fonte di alimentazione al nostro circuito rappresentata da una pila transistor 9V. Possiamo anche aggiungere degli alimentatori o degli strumenti di misura come oscilloscopi e multimetri. Una volta che avremo posizionato tutti i nostri componenti secondo lo schema elettrico, abbiamo il circuito finale che possiamo andare a testare. In questo ambiente possiamo facilmente sostituire i componenti o cambiarli di valore e al termine lanciare la simulazione per studiarne il comportamento. Pulsante avvia simulazione. Impostiamo sul potenziometro una resistenza molto bassa. Premiamo il pulsante per vedere la minima durata di questo impulso di accensione del LED, che vedete essere molto ma molto ridotto. Aumentando il valore della resistenza sul potenziometro e premendo nuovamente il pulsante, avremo periodi di durata più lunghi. Ponendo il potenziometro alla sua massima resistenza di 47 kΩ, il periodo di accensione del LED diventa di diversi secondi. In definitiva, un simulatore gratuito sicuramente da provare e che consente di realizzare il circuito in maniera virtuale prima della sua realizzazione pratica, aumentando in questo modo le possibilità di successo. Software molto utile per principianti e piccoli hobbisti che debbano realizzare piccoli circuiti senza grandi necessità di progettazione. Il programma fornisce automaticamente anche lo schema elettrico di ciò che è stato inserito sulla breadboard. Dietro questo schema elettrico ci sono modelli matematici per ciascun componente che permettono di realizzare la simulazione del circuito elettronico. La libreria di questo software di simulazione è molto vasta, componenti sia passivi che attivi come sensori, display a LED, ma anche strumenti per la misurazione di tensioni e correnti, come l'oscilloscopio, alcuni integrati comuni, come gli operazionali, e non potevano mancare i transistor. In fondo una serie di integrati digitali. Inoltre, in questo ambiente è possibile anche simulare un circuito basato su Arduino Uno, realizzando anche i relativi blocchi per la programmazione di questo microcontrollore. Prima di passare alla realizzazione pratica di questo timer, per chi non ha molta voglia di realizzarlo, è disponibile una versione già bella e pronta di cui troverete il link per l'acquisto in descrizione. Per chi invece vuole cimentarsi nel fai da te, andiamo a tagliare una basetta millefori di bachelite con queste forbici per lamiera. Si tratta di una millefori monofaccia. Vado ad inserire lo zoccolo per l'integrato 555. Si parte sempre dai componenti più bassi per andare poi a quelli più alti come il relè 12V di commutazione. Una volta fatta qualche prova di posizionamento dei vari componenti sul circuito in base alle loro dimensioni, possiamo procedere ad effettuare le prime saldature partendo dai componenti più bassi. Stagno 60-40, temperatura del saldatore 250 gradi, avviciniamo il saldatore alla piazzola e poi avviciniamo lo stagno da saldare. Per i circuiti integrati preferisco sempre utilizzare lo zoccolo, perché in questo modo in caso di guasto del circuito posso semplicemente sostituirlo senza doverlo dissaldare. Inoltre, in questo modo il circuito integrato non viene esposto alle elevate temperature del saldatore. Cerchiamo di disporre i componenti collegati il più vicino possibile in modo da saldarli agevolmente. Andiamo per gradi, inseriamo i componenti di altezza maggiore. Per i componenti più delicati cerchiamo di effettuare delle saldature che siano il più veloci possibile. Durante questa fase teniamo sempre d'occhio lo schema elettrico per non commettere errori. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto dei prodotti e degli attrezzi che utilizzo in tutti i miei video, cliccando sui quali contribuirete a sostenere il mio canale. Man mano che andiamo a tagliare i terminali in eccesso, non buttiamoli, ma riutilizziamoli per effettuare i collegamenti agli altri componenti elettronici.
Per ultimo inseriamo il relè da 12 V 10 A di corrente massima a 250 V. Inserisco anche una morsettiera con viti a stringere per il collegamento al cavo di fase interrotto sull'aspiratore. Nell'effettuare queste saldature ai componenti di potenza dovremo tener conto delle maggiori correnti che circolano su questa parte del circuito, magari utilizzando dei cavi di rame rigido, tipo quelli dei doppini telefonici, con un millimetro di diametro possiamo portare circa 0,5 A di corrente alternata. Una volta effettuate tutte queste saldature e ricontrollate eventualmente anche con l'uso di un tester di continuità, il mio timer in versione senza pulsante ma con interruttore è pronto per l'utilizzo. Ho collegato un LED in uscita dal piedino 3 che va ad alimentare il relè che commuta l'aspiratore. Faccio un primo collaudo con un alimentatorino 12 V, il mio solito variabile. Andiamo a vedere come all'accensione il relè parta in automatico. Il LED si accende, il relè è scattato, in questo momento il mio aspiratore sarebbe acceso. Possiamo anche andare a misurare i due contatti con il mio tester di continuità. Bene, andiamo a misurare la durata di questa accensione con un cronometro. La matematica non è un'opinione, abbiamo 28 minuti esatti, come previsto dalla formula. Il nostro timer funziona correttamente. Purtuttavia ho deciso di non utilizzare questo schema. Trascorso infatti il periodo, il timer impiega circa 2-3 secondi per resettarsi e non può essere utilizzato prima di quel tempo perché il condensatore C3 non è ancora scaricato completamente dal diodo D2. E quindi andrò a realizzare il secondo schema, quello del timer con pulsante. La modifica riguarda soltanto il piedino di trigger. Al posto del diodo e del condensatore ho inserito una resistenza da 10 kΩ e il pulsante collegato verso massa. Vi risparmio le fasi di questa modifica e andiamo a scegliere un alimentatore switching per i 12 V. Ho trovato nella mia scatola dei cadaveri questo switching in versione SMD e anche discreta con una corrente di 0,5 A. Questo alimentatore, molto piccolo e compatto, entrerà perfettamente nella scatola 503. Viste le basse correnti di assorbimento del mio circuito, non avrà alcun problema ad alimentarlo. Saldo i due fili in uscita per la 12 V continua che andrà a collegarsi al mio circuito. Trattandosi di un vecchio alimentatore, prima del suo utilizzo dobbiamo verificarne il funzionamento. Andiamo prima a testarlo collegandolo alla 220 V. Il LED di segnalazione è acceso, il multimetro misura 12.12 V. Con della termoplastica retraibile, di quella utilizzata per le batterie al litio, vado a isolarlo completamente dal resto per poterlo agevolmente inserire nella scatola senza problemi di cortocircuiti. Fatto questo, il mio circuito di timer è pronto. Abbiamo l'ingresso 220 V con l'alimentatore switching 12 V, il circuito vero e proprio, il LED di segnalazione collegato al relè. Quest'ultimo va a commutare il contatto di fase del mio aspirafumi cucina. Infine il pulsante Vimar Plana di avvio. Su questi pulsanti in genere è presente un foro nel quale possiamo andare ad inserire una luce, una fonte di illuminazione e appunto il nostro LED di segnalazione di relè attivo. Facciamo un piccolo test al volo qui in laboratorio, collego la 220 e premo il pulsante. Tra 30 minuti si spegnerà e il relè si diseciderà scollegando il relativo carico. È il momento di inserire il tutto nella scatola 503. Prima di fare questo passaggio però, attenzione, prima di effettuare i dovuti collegamenti, mi raccomando, togliete sempre la corrente elettrica, se non volete prendere la scossa. I fili della 220, nero e blu, fase e neutro rispettivamente, entrano nel mio alimentatore switching dal quale escono i 12 V destinati ad alimentare il mio circuito.
La stessa fase è utilizzata per azionare tramite il relè il comando del mio aspiratore fumo. Il LED di segnalazione verrà inserito nella fessura presente sul pulsante, magari fermato anche con una piccola spugnetta. Vado ad assemblare il pulsante sulla placca portafrutti ed il relativo tappo di chiusura laterale. Reinseriamo il tutto con calma all'interno della scatola 503 e possiamo andare a riavvitare il portafrutti alla scatola. Placca di copertura e andiamo a testare il nostro aspiratore. Facciamo partire il nostro cronometro. Aspiratore acceso. A questo punto non ci rimane che aspettare circa 30 minuti, al termine dei quali il mio aspiratore si spegnerà automaticamente grazie a questo fantastico timer. Abbiamo 28 minuti e 15 secondi. Il mio timer di spegnimento funziona correttamente. Modificando il valore nel circuito della resistenza da 3,3 megaohm e portandolo a, per esempio, a 4,7 megaohm, potremmo anche arrivare a circa 45 minuti di tempo, ma non vi consiglio di andare oltre perché il circuito poi diventa instabile e non concluderà il ciclo. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale, io vi do appuntamento alla prossima volta.